proposito di Silicon Valley, di California, tutti gli occhi del mondo sono puntati lì in questo momento, non solo appunto per le vicende finanziarie, ma anche per quello che è successo in questa settimana a Hollywood, la notte degli Oscar, che ha visto un grande trionfo, quello di un film molto particolare sul multiverso, Everything Everywhere All at Once, che si è aggiudicato ben 7 statuette, ha fatto praticamente un plein, comprese le due più prestigiose, ovvero quello per miglior film e per miglior regia. Cercheremo di capire un po' che significato ha questo trionfo per l'industria hollywoodiana e lo facciamo con Marco Lombardo del giornale. Grazie Marco, naturalmente, per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, buongiorno. Buongiorno a te Marco. Ecco, allora partiamo proprio da qui. Innanzitutto, ecco, ti chiedo se l'hai visto Everything Everywhere All at Once, perché negli Stati Uniti è stato un grande successo anche a livello di botteghino, non solo durante la notte degli Oscar, mentre in Europa non è stato così apprezzato. E quindi, ecco, volevo chiederti se tu in realtà lo conosci e l'hai visto questo film. No, ti confesso che non l'ho visto e che ovviamente adesso ho visto il successo alla notte degli Oscar, mi incuriosisce, no? La trama un po' particolare, no? Questo film che no? Questi personaggi che viaggiano diverso, tra l'altro che ha portato anche a vincere la protagonista, no? Michelle Yeoh, che è anche una storia particolare perché in un primo tempo era più conosciuta per il fatto di aver sposato il grande boss della Formula 1, Jean Todt, già che una volta era diciamo, il team principal della Ferrari, poi è diventato il capo della FIA. E qualche, aggiungo una nota di cronaca, qualche appassionato come me di Star Trek la ricorda come protagonista di una delle ultime serie che sono state prodotte. E quindi, insomma, è un grande passaggio per lei. Successo, ovviamente un grande successo di questo film che, visto che parliamo di economia, da questa vittoria avrà una nuova vita, nuova linfa e si potrà portare a vette, diciamo, che finora ha raggiunto in maniera soddisfacente negli Stati Uniti. Si parla di incassi intorno ai 680 milioni di dollari, da quando è uscito nel 2022, ma sicuramente adesso aggiungerà un volume d'affari anche. Ecco, Marco, a proposito, negli Stati Uniti è stato molto apprezzato, non solo dalla critica ma anche dal pubblico, perché racconta, ecco, dell'America del grande buco, quindi di un'America in difficoltà dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. E diciamo che gli ultimi fatti proprio della Silicon Valley dimostrano un po' questa tesi. Io ti chiedo, è un film quindi sì, certamente un po' iperrealista, ma che fotografa bene anche la situazione, cioè la società americana effettivamente è un po' sull'orlo del baratro, come ci racconta Hollywood. Ma sicuramente un cambio generazionale di società che coinvolge gli Stati Uniti e che coinvolge anche probabilmente il mondo occidentale, no? È un film particolare perché mischia un po' di generi, cioè è molto irrealista, anche no? Partendo però da una famiglia multicolore, mettendoci metaverso, mettendoci esperienze in più mondi possibili, insomma, e raccontando appunto un cambiamento sociale che in questo momento negli Stati Uniti è presente e che coinvolge anche la politica, perché abbiamo visto negli ultimi anni che la granitica divisione, no, americana, classica tra repubblicani e democratici ha subito qualche cambiamento all'interno degli stessi schieramenti. E magari si fa anche fatica a far uscire qualche personaggio, qualche autorità politica, qualche personaggio di spessore politico, quando ci si trova poi a dover eleggere, per esempio, il Presidente degli Stati Uniti, visto che prima di Biden l'ultimo era un imprenditore più che altro, insomma, più che un vero e proprio politico. E quindi, insomma, è chiaro che è un film che racconta un cambiamento in atto. All'interno di una industria che questo cambiamento lo ha sposato già da tempo, arrivando magari anche a un eccesso di politically correct, anche appunto quando si tratta di votare e di premiare i film della notte degli Oscar, e quando si tratta appunto di produzioni o anche di comportamenti che
vengono, come dire, più o meno promossi o bocciati a seconda del fatto che siano polite dal punto di vista della quotidianità e dell'attualità. Certo, ecco, è un film che sicuramente strizza l'occhio un po' alla modernità proprio per questo stile narrativo, anche con un linguaggio che pesca sicuramente dalla velocità di internet, dai videogiochi e ecco, per la mole soprattutto delle statuette che è riuscita a portarsi a casa, Seth, ha ricordato un po' l'exploit di Parasite, che ha rappresentato una pietra miliare ecco, nella storia del cinema. Secondo te, ecco, questo film ha la stessa forza rivoluzionaria e tra 10 anni ce lo ricorderemo ancora. Ma insomma, probabilmente sì, proprio per i temi che tratta, no? In fondo, il metaverso, il multiverso, sono cose di cui oggi si parla, quindi al di là appunto del messaggio sociale, c'è anche questa parte innovativa e tecnologica di questo mondo che sembra, anche se come abbiamo già parlato anche qui più volte, io sono scettico che questa rivoluzione del metaverso sia così spinta, diventerà così spinta, diventerà probabilmente utile. Ma non sarà quello che oggi ci immaginiamo. Noi siamo molto influenzati proprio dai film e dalla fantascienza, no? Quindi immaginiamo che il futuro possa essere quello che ci racconta da film e serie TV di fantascienza, ma magari non sarà proprio così. Però effettivamente, magari tra 10 anni ci ricorderemo che questa vittoria, come dire, ha dato il là a un cambiamento tecnologico innovativo della nostra quotidianità che magari prima non ci immaginavamo. Chiaro, ecco, abbiamo parlato dei vincitori, dobbiamo parlare anche dei grandi delusi, tra questi c'è naturalmente Steven Spielberg con il suo The Fablemans, una grande opera cinematografica che omaggia proprio il cinema, la potenza narrativa del cinema, la capacità di creare storie, di rivelare anche verità. Ecco, un omaggio che arriva in un momento appunto molto particolare per l'industria cinematografica che soffre inevitabilmente. Dopo la pandemia, con gli spettatori che non vanno più nelle sale come prima, e poi naturalmente complice anche l'esplosione, il boom delle nuove piattaforme. Ti chiedo, ecco, se il cinema riuscirà a ritornare ai fasti pre-pandemici oppure no? Ma guarda, io sono abbastanza ottimista. Io in tutte le rivoluzioni tecnologiche ho sempre visto questa curva, no, che si alza vertiginosamente per poi a un certo punto, come dire, ripianare e trovare un punto di equilibrio. E credo che succederà anche al cinema. Infatti, se vogliamo, la stessa notte degli Oscar, questa cosa la dice quest'anno, visto che dei 10 film candidati a miglior film, solo uno è rimasto in piattaforma su Netflix, mentre tutti gli altri sono usciti nelle sale, no? Quindi evidentemente c'è come dire, un aggiustamento di quello che fino a 2 o 3 anni fa sembrava una rivoluzione inevitabile, cioè film solo su piattaforma, e poi ovviamente questa rivoluzione è stata accentuata dal Covid e dal fatto che non si poteva andare al cinema, ma vedo che sta tornando la voglia di andare al cinema. Poi è chiaro che non bisogna dimenticare che lo streaming e le piattaforme cresceranno, si aggiusteranno anche loro perché stanno diventando tante, con diverse formule di offerta, diversa qualità, quindi a un certo punto ci sarà, e non tutto economicamente sta diventando fruttuoso, no? Quindi ci sarà un aggiustamento anche in quel senso. Però insomma i segnali sono abbastanza buoni, insomma. A livello globale nel 2022, diciamo, il cinema e il ritorno alle sale, il volume d'affari si è attestato nel mondo intorno ai 26 miliardi di dollari, il che vuol dire, è stato un aumento del circa il 27% rispetto all'anno precedente, che ovviamente era molto influenzato dal Covid, ma ancora siamo sotto di un 35% rispetto ai volumi d'affari pre-Covid. Quindi c'è ancora margine per raggiungerlo, magari non si arriverà a non si tornerà a quei volumi di affari, ma sicuramente i numeri dell'ultimo anno danno respiro al cinema e quindi è chiaro che comunque vada, anche per la grande qualità che abbiamo nei nostri schermi televisivi, ma la visione in un cinema è sempre diversa, resta sempre una fruizione che non si può trovare, anche se tu metti in caso uno schermo da 100 pollici, non è la stessa cosa.
Hai citato Michelle Yeoh, che sicuramente è stata grande protagonista di questa serata degli Oscar, tra l'altro prima asiatica a imporsi come miglior attrice protagonista nella storia dell'Academy. Ecco, ma non solo Michelle Yeoh, io ho notato tra vincitori e nominati che c'è davvero tanto Oriente, c'è stato tanto Oriente in questa edizione degli Oscar e ti chiedo ecco, se questa avanzata dell'Oriente a Hollywood ricalca un po' quello che sta succedendo anche nell'economia con appunto la Cina e l'Asia che prendono sempre più piede nei confronti degli Stati Uniti. Ma sai, è chiaro che dove c'è ricchezza si investe molto sui generi di spettacolo, no? È anche un mezzo per creare benessere e anche, l'abbiamo visto per esempio nel mondo del calcio, no? È anche un mezzo per creare consenso, no? Dal punto di vista politico. Quindi un paese dove si comincia a capire, andare al cinema, uscire. A vivere la socialità, a vivere lo spettacolo, ovviamente il benessere delle persone aumenta e chi crea questo benessere viene visto in maniera migliore. Quindi il cinema è anche un mezzo per fare questa cosa. Sicuramente in Asia negli ultimi anni c'è stato un grande investimento. Se noi pensiamo ad esempio a quello che è successo nel fenomeno della Corea del Sud, no? Dove sono stati investiti tanti soldi. Per prodotti che magari tanti soldi, diciamo dal punto di vista del loro paese, no? Perché poi abbiamo visto un esempio come Squid Game, che ha avuto una produzione che è costata pochissimo, ma che poi è diventato un fenomeno mondiale e ha portato a chi l'ha fatta tanti soldi. Però effettivamente la cosa che colpisce è il cambiamento anche nella qualità del prodotto, no? Quindi è evidentemente che si sta investendo molto in questo senso. Per creare un sistema di cinema che arriva dall'Asia anche che sia, come dire, fruibile a livello mondiale. E questo è accaduto e si sta vedendo appunto anche, come dicevi tu, nei premi della notte degli Oscar. Ecco, a parte Michelle Yeoh, abbiamo visto poi altri grandi personaggi che hanno conquistato proprio il palco come Jamie Lee Curtis. E a proposito, ecco, di appunto inclusione, beh, è stato un po' insomma gli Oscar delle donne e anche delle donne che hanno superato la sessantina, quindi è anche un messaggio questo che arriva dall'Academy. Beh, sì, ovvio che si sta molto attenti a tutto, Sì. anche all'inclusione, al mondo femminile, a far capire che ovviamente l'età non è un problema, no? Anzi, l'età porta esperienza e quindi porta qualità. E quindi sì, allora, no, noi al di là appunto del merito che aveva vinto questi premi, sicuramente grandi attrici, Jamie Lee Curtis ovviamente lo è, sappiamo che da un po' di anni l'Academy su queste cose è molto 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 attenta e se ci ricordiamo quello che è successo l'anno scorso quel famoso schiaffo Eh sì, fatto di Will di Smith, certo. dato sul palco insomma e che poi è stato bandito per 10 anni dall'Academy si è molto su queste cose qui si sta spingendo molto no? E quindi bisogna essere molto, molto corretti nel fare le cose, e a volte il sospetto è anche che i premi vengano dati un po' più guardando queste cose che magari. Una finalità, diciamo, ecco, anche politica oltre che artistica. Ma tu, diciamo, ecco, sei soddisfatto da quello che è uscito della notte degli Oscar o come ho letto in alcuni editoriali che sono comparsi sui giornali, come sempre, appunto, si devono celebrare le non vittorie giuste, come ad esempio con gli Spiriti dell'Isola, un altro film che è stato citato parecchio che non ha ottenuto alcuna statuetta, ecco, che voto dai complessivamente alla serata degli Oscar? Ma allora, diciamo, tendenzialmente quest'anno ho trovato un equilibrio, no? Tra i premi, ovviamente chi resta fuori è ovvio che no? Poi ci sono i fan di un film piuttosto che di un attore piuttosto che di un altro, per cui c'è sempre qualche scontento. Tutto sommato quest'anno è stato un Oscar abbastanza, rispetto ad altre edizioni, migliore, ecco. Poi è chiaro, quando ci sono i premi dei cinema, lo vediamo anche in altri festival, no? Anche il nostro di Venezia, come quello di Cannes,
Diciamo che molto spesso i critici hanno una visione del cinema diverso rispetto a quello del botteghino. Allora, quello degli Oscar è un po' più vicino ai gusti delle persone e lo dimostra ovviamente, lo dimostrano i numeri di incasso del film, ad esempio, che ha vinto il premio come miglior film. Dopodiché, ci sono alcune scelte critiche che magari non possono non piacere, ma nel contesto direi che quest'anno è stato un Oscar che è andato abbastanza liscio da quel punto di vista. Certo, tu citavi Steven Spielberg, è anche vero che il film di Spielberg è un film, diciamo, un po' old style, non so come definirlo, Sì. no? Cioè, tipo di film che probabilmente se fosse stato candidato, che ne so, 10 anni fa, o 15 anni fa, avrebbe vinto. Ma purtroppo per lui, purtroppo per Spielberg, i tempi sono un po' cambiati, quindi magari quel genere di film non entra più in una logica di quello che vuole essere l'Academy oggi. Chiaro. Ecco, a proposito di che cosa vuole essere l'Academy oggi, quello che appunto emerge dalla notte degli Oscar ci dice molto poi sull'autopercezione dell'industria cinematografica più potente al mondo. E a proposito di questo, cioè di come oggi si percepisce Hollywood, voglio leggerti le parole di Fabio Ferzetti dell'Espresso, che ha scritto così: "È stata una cerimonia che riflette l'ansia di rinnovamento di una Hollywood sempre più frammentata e insicura." Condividi questo giudizio? Ma in parte, insomma, io credo che alla fine, diciamo così, qualsiasi industria americana, quindi anche l'industria cinematografica americana, è abituata a guardare al concreto, no? E quindi insegue inevitabilmente quello che può portare poi a un successo economico. È sempre stato così, no? Quindi magari quello che noi vediamo da un certo punto di vista, dal punto di vista critico, no? Più puro, bisogna sempre considerare che poi l'America, come dire, pensa ai soldi, money first, e poi dopo il resto arriva il resto. Allora, capisci che se tu guardi i numeri, come dire, di quanto la notte degli Oscar, porta, per esempio, all'Academy, tutto sommato, per loro è stato un grande successo, no? Perché ovviamente parliamo solo per esempio dei diritti televisivi, all'Academy portano Certo. 100 milioni di dollari. E se poi vediamo per esempio nei 10 film che sono stati scelti per concorrere al titolo di migliore, hanno portato all'industria cinematografica 1.600 milioni. Quindi, voglio dire, sì, è giusto, in parte è giusto questo tipo di ragionamento, dall'altra parte, poi alla fine di tutto, come dire, le industrie americane prendono il registratore di cassa, vedono che cosa c'è dentro e vedono se la strada è Certo, e quella giusta. registrano il successo, insomma, di questa edizione. Un'edizione in cui, lo abbiamo sottolineato prima, per fortuna è filato tutto liscio. Un altro successo Sì, questo per l'Academy, che aveva creato assolutamente. addirittura un'unità di crisi dopo quello che era successo l'anno Sì, ecco, scorso con lo schiaffo esatto, di su Will questo. Smith a Chris Rock. Non c'è Esatto. stato neanche nessun errore in fase di proclamazione dei vincitori, come era accaduto invece nell'anno di La La Land. Quindi, insomma, l'Academy da No, è questo andato punto tutto di vista liscio, se l'è quello sì. cavata Ecco, bene. diciamo forse troppo perché una critica è stata fatta a Jimmy Kimmel, no, che è un brillante presentatore Sì. comico americano, è quello di essersi molto frenato, no? Quindi forse probabilmente, come dire, sì, il copione è stato un po' troppo ingessato proprio Beh, per evitare diciamo c'è stato un bilanciamento appunto rispetto all'edizione precedente, forse quello, ecco, temevano magari altri imprevisti che avrebbero messo in difficoltà, insomma, l'Academy in una serata che ha una rilevanza e un eco di portata mondiale. Questo naturalmente Tra l'altro, dobbiamo Valentina, tenerne conto. se vuoi per chiudere il cerchio, Sì? molti non sanno che i candidati agli Oscar vengono premiati lo stesso, non con una statuetta, ma con una borsa che costa circa 100.000 dollari, che quindi è già un gran premio. Ah sì.
E all'interno di questa borsa ci sono tutta una serie di premi di gadget, tra cui per esempio due viaggi di lusso, dei quali quest'anno uno sarà in Italia, a Ischia, per 8 persone, quindi poi vari prodotti, libri, c'era quest'anno un libro scritto da uno sciamano, vino, braccialetti, cioè un po' di tutti gli sponsor che ci sono mettono a disposizione. Quindi Quindi, dici che anche Steven Spielberg si consola. esatto, Si diciamo che consola Spielberg. consola, ecco, si consola magari con il viaggio e con la lettura di un buon libro. Marco, io ti ringrazio tantissimo per questo bell'approfondimento. Ti aspetto naturalmente ancora sulle fonti per parlare di cinema, di industria hollywoodiana e poi naturalmente anche di sviluppi economici perché ce ne sono tanti in questo periodo. Grazie ancora. Grazie a te.